Un'opera strategica sulla quale abbiamo chiesto un impegno concreto alla provincia per gli enormi benefici che porterà alla viabilità di Nocera Superiore. Il sindaco Giovanni Maria Cuofano ha promosso una tavola rotonda per discutere della variante alla strada alternativa alla statale 18. Il tracciato, una volta ultimato, consentirà una viabilità alternativa fra i comuni di Cava, Scafati per collegarli più facilmente con la strada statale 268, l'autostrada 3 e l'autostrada 30. L'orgoglio oggi di essere qui e di recuperare un'opera che oramai rischiava di diventare l'ennesima incompiuta in Italia. Ringrazio la provincia per la sensibilità che ha avuto nella persona del presidente e del dirigente Ranesi, che quando ci siamo recati lì per chiedere di intervenire e quindi accogliere una nostra proposta di intervento, lo hanno fatto. Così come ringrazio gli amministratori dei comuni limitrofi che non hanno perso occasione per dare sostegno e comprendere con sensibilità l'importanza strategica di questo ulteriore svincolo, che consentirà a una parte dell'agro sarnese-nocerino di decongestionare il suo flusso viario. Adesso la condivisione in questa sede di oggi della variante che noi stiamo per proporre, diciamo, in regione al progetto, che è una variante che interessa l'ultimo pezzo, che è il viadotto famoso che avrebbe dovuto, che deve legare, diciamo, la strada così come l'abbiamo concepita con la prossimità all'uscita dell'autostrada. Questa cosa consente di completare l'opera e di renderla funzionale. Questo viadotto ha avuto molti, diciamo, momenti di fermo. Io sono RUP di quest'opera, quindi responsabile di questo progetto da pochi mesi, e ho visto che le cose si sono fermate per tanto tempo. Questo non deve essere consentito. È un'opera importantissima, anzi dopo tanto tempo, dopo tanti anni che era rimasta congelata, finalmente con una variante siamo riusciti a sbloccare il tutto. Insomma, adesso si tratta, come dire, di far partire l'opera letteralmente. Credo che sia un'opera importante. Opera importante perché non soltanto mette da, come dire, insomma, diventa logistica per questo territorio che rimane un po' decentrato e quindi un poco fuori dalle grandi rotte, diciamo così.